alla quasi fine della pizza. No, proprio fine. Io basta. Cioè, Carmine praticamente ha lasciato tutta la pizza. No, beh, l'ho mangiata a metà. Ne ha mangiata a metà. Di prenderne due che erano grosse. Stavolta Carmine ha ragione. L'aveva detto di prenderne solo due. L'aveva detto. Stavolta gli devo dare ragione. Abbiamo speso una cazzata lo stesso. Però queste pizze qua, guardate come sono grosse. Come voi non avete idea perché le vedete così, ma sono grossissime. Sono alte 1,5 cm. E io che non riesco a finire la pizza è una cosa. E non ho mangiato neanche il bordo per arrivare a queste due fette qua, perché la Brie è arrivata a due fette ma ha mangiato anche il bordo. Ma la pizza sa. Beh, smetti di ruttare, che sto registrando. C'è un animale. Comunque, vabbè. Guardate come cazzo sono alte. Cioè, e Carmine mi sta facendo notare che oltretutto ce le ha fatte praticamente in 5 secondi. Quindi queste qui sono quelle dei nostri supermercati, tipo la Iper, congelate. Guardate che fetta che ha in mano, cioè. Quella è una fetta di pizza, guardate che cazzo di fetta. Ma si vede che sotto va, che è cotta al forno elettrico, va. Non c'è bruciature, non c'è niente. Tutta uguale, poi come fai a stendere la pasta tutta uguale? Questa è quella congelata che te la scala. Qualche morso glielo tiro ancora. Mo si è rotto pure i coglioni. No, la sto assaggiando. Sì, ma già si è raffreddata, non è più basta. Buona. Noi ci stiamo pensando adesso come cazzo faremo a buttare questi cartoni. Domani mattina per il primo bidone che becchiamo in giro. Ma perché te li portano via? E ci lasci la pizza dentro, come prima. Magari questi qua dicono, questi qua vengono a mangiare, ci lasciano pure la merda nell'hotel, portiamola via noi. Scusa. Domani mattina appena chiudiamo i cartoni come stanno. E li mettiamo nel sacchetto. No. Sì. Ah sì, nel sacchetto poi chiudi il sacchetto. Tanto devo buttare anche la scatola dello scatto. Il primo bidone che becchiamo? Sì, tanto qua fuori ci sono. Quindi voto pizza? Voto pizza meno 5. Meno 30. Ci manca il bufalo. Ci manca un casino il bufalo, sì. Tutta la vita, cazzo. Veramente, no? Dai, oh. Domani mattina allora. Domani mattina Hollywood. Domani mattina ci alziamo verso le 9:30. No, con calma. Se non ci svegliamo prima. No, con calma, mi faccio anche la barba che almeno. E poi andiamo a Hollywood direttamente e lì facciamo colazione, vediamo che colazione ci sarà. Magari lì non ci sarà molto pancake come stamattina. Può darsi che lì troveremo molto caffè, brioche, dolci. Ma non dobbiamo cose veloci. Anche Beverly Hills è uguale, trovi quella roba lì. Sono quartieri ricchi, quartieri dove. Cose veloci. Caffè ad Esport oggi ci ha dato. Abbiamo preso il caffè quello grosso, ma. Sì, non era. La metà l'abbiamo buttato via. Qua tutto, tutto qua, qualsiasi cosa prendi, la metà la butti via. Sì, perché è tutto grosso, noi non siamo abituati. Non siamo abituati a mangiare. Cioè, praticamente io ho preso un caffè latte. Mi ha dato un litro di. Mezzo litro di latte con mezzo litro di caffè. Esatto. La Bri ha preso quello normale, anche Carmine di cioccolata. Gli abbiamo chiesto dello sugar. Ha detto che l'aveva già messo dentro, invece non c'era dentro lo zucchero. Era amara! Soprattutto a me che piace lo zucchero, non c'è niente. L'abbiamo bevuto un po', poi l'abbiamo buttato. Metà, perché è troppo. Non paghi niente, però. Praticamente tu paghi quella con la quantità che bevi, perché poi il resto lo butti via, quindi ci smeni anche. Dai, domani mattina allora Hollywood, abbiamo detto, poi Studio Universal. Universal Studio, Beverly Hills, la Walk of Fame, che è la via con le stelle. E poi andiamo a visitare anche il tempio giapponese che c'è lì, sempre sulla Walk of Fame, dove ci sono giù le impronte, le cose. Poi domani mattina vi facciamo vedere bene. Dai, domani mattina allora. E poi nel pomeriggio vediamo, se abbiamo ancora tempo facciamo un giretto da altre parti, se no, vediamo domani come fare. Cominciamo ad andare lì a Hollywood, poi ci muoviamo di conseguenza. Domani mattina allora, ca? Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.